Bene, benvenuti a voi che siete qui in presenza nella nostra Chiesa per questo momento di preghiera comunitario, ma saluto anche come sempre quelli che poi vedranno la registrazione di questo stesso momento. E certo questa sera ci sono a tema parole molto conosciute, le parole del Padre nostro. Ecco, io come sempre prendo qualche spunto per andare un po' oltre quello che dice il sussidio, perché quelle provocazioni che trovate sul sussidio le leggete voi, sono sempre fatte molto bene, sono sempre già spiegate molto bene, non c'è bisogno che io ulteriormente insista su alcune cose. Allora, per partire, stasera farò una premessa e poi mi ero segnato 5 spunti di meditazione. La premessa è questa: forse avete letto anche voi, no, nella prima nota il commento che il commentatore, l'autore del testo, diceva: ma noi cosa chiediamo al Signore? E io, quando mi sono messo a pregare sopra questi testi, ho detto: beh, io chiederei anzitutto la fine della pandemia. Non so voi, però penso che questa è la mia preghiera più spontanea. Ecco, penso sia la preghiera di tante persone, però non di tutti. E qui fisso un attimo la premessa a questo incontro. Ecco, nel tempo in cui noi ci troviamo, mi sembra che stiamo vivendo un po' questa stranezza. Noi giustamente confidiamo molto, no, nelle vaccinazioni, nelle quali tutti speriamo. Ecco, purtroppo qui siamo tutti, non purtroppo, siamo, grazie a Dio, tutti ancora abbastanza giovani, però purtroppo vuol dire che i vaccini per noi arriveranno chissà quando, nonostante le promesse che di giorno in giorno si sentono. Però io non vorrei che cadessimo nell'errore di confidare solo in questo, togliendo invece quel primato alla grazia di Dio che dovremmo sollecitare. E invece mi sembra che non siamo così in tanti a pregare per quello che sta succedendo in questo tempo. Non siamo così in tanti a chiedere coralmente la fine della pandemia. Forse l'abbiamo fatto in maniera molto forte l'anno scorso, all'inizio del primo lockdown. Oggi, tra l'altro, è passato un anno dalla preghiera solitaria di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Ma poi però mi sembra che, passato quel momento, siamo tornati un po' tutti alle attività di sempre, così cercando di convivere con le diverse fasi, con le diverse ondate che la pandemia sta avendo, che noi conosciamo bene, e mi sembra che adesso non sia più proprio fervorosa, ecco, una preghiera per la fine della pandemia. E allora questa sera io direi che al nostro incontro, alla nostra preghiera, mettiamo anche questa intenzione, ma poi direi di tenerla molto presente anche nelle celebrazioni della Settimana Santa che iniziano, anche nelle celebrazioni del Triduo Pasquale, perché chiaramente Dio ci dà anche le cose che noi gli chiediamo, ma per ottenerle dobbiamo chiederle, e chiederle con insistenza, come tante pagine del Vangelo ci invitano a fare. Allora forse penso che la prima premessa, sulla quale non insisto più di tanto, però che vi consegno, è proprio questa: riscopriamo noi che dovremmo essere anche i fedeli un po' più sensibili ad alcune dinamiche, ad alcune realtà spirituali. Chiediamo anche questo, chiediamo anche che venga per tutti presto la fine di questa pandemia che sta facendo soffrire variamente nel mondo. Non ci siamo solo noi, ci sono tante altre persone, anche persone, come tutti sapete, molto più povere di noi, che stanno soffrendo molto più di noi. Questa è la premessa. Il primo pensiero, invece, vorrei farlo attorno a quello che era scritto nelle prime righe della seconda parte del commento, dove si faceva riferimento a una citazione di Giovanni Paolo II, che dice così, ve la rileggo integralmente perché mi ha molto colpito: anche quanti si sono allontanati dal Signore potranno ottenere da Dio la grazia della conversione se avranno perseverato nella preghiera. Quando ho letto questa frase ho detto: ma qui c'è qualcosa che non va. Se stiamo parlando di quelli che si sono allontanati dal Signore e questi non perseverano nella preghiera, se stiamo parlando
di quelli che hanno deciso a un certo punto della loro vita, per le esperienze che stanno facendo, per quello che stanno vivendo loro, di allontanarsi dal Signore, mi sembra già chiaro che costoro non stanno perseverando nella preghiera. E mi sono messo a pensare, ho detto, ma perché? Giovanni Paolo II ha detto una frase di questo genere. Che cosa voleva dire? Beh, adesso non possiamo naturalmente fare il processo alle intenzioni, però secondo me il Papa in realtà intendeva dire questo, intendeva dire che nell'anima delle persone che hanno conosciuto la fede, nell'anima delle persone che hanno conosciuto Cristo, rimane sempre qualcosa. Anche in chi si allontana dal Signore per poco, per tanto tempo, in base, ripeto, a quello che capita, rimane un po' la nostalgia di Dio. E molto spesso mi pare di vedere che questa nostalgia di Dio si esprime poi attraverso la preghiera del Padre Nostro. La preghiera del Padre Nostro è la preghiera che sanno proprio tutti, accanto magari all'Ave Maria, sulle due preghiere sulle quali la tradizione cristiana ha insistito di più e che tutti un pochettino portano nel cuore. Allora ho detto, magari il Papa voleva dire questo, anche quelli che si sono allontanati dal Signore e che arrivano prima o poi ad avvertire la nostalgia di Dio, recuperando il senso della preghiera del Padre Nostro, possono avere di nuovo accesso alla grazia di Dio se almeno perseverano nel ripetere questa preghiera. E questo penso sia quello che si poteva scrivere negli anni Ottanta, quando questa frase è stata detta. In verità, fino a quando abbiamo incominciato l'uso delle mascherine, adesso me ne accorgo molto meno, però mi accorgevo di come non è così vero che la preghiera del Padre Nostro la sappiamo proprio tutti e la diciamo proprio tutti. E io me ne accorgo ai funerali. Quando ci sono dei funerali dove sono presenti dei giovani, io guardo i fedeli mentre recitiamo la preghiera del Padre Nostro e mi rendo conto che i giovani, nella maggior parte dei casi, non dicono più il Padre Nostro. Ogni tanto mi colpisce questa cosa, no? Perché dico, va bene, questi avranno smesso di andare a messa, magari non si ricordano più che cosa si risponde alle diverse invocazioni, non sanno più quando sedersi, quando ci si alza, e va bene, sono cose dentro anche una certa routine, queste ripetizioni liturgiche. Però dico, almeno la preghiera del Padre Nostro dovrebbero saperla. Chissà quante volte l'hanno detta. Possibile che l'hanno dimenticata? Qualche volta, purtroppo, devo dire di sì. Mi pare che qualcuno abbia dimenticato questa preghiera. E l'altro riscontro che ho viene invece dai bambini del catechismo. Guardate che noi abbiamo bambini del catechismo di quarta e di quinta, non dico quelli che hanno iniziato da 2 mesi il catechismo, bambini di quarta e di quinta, quindi chi ha già fatto 3-4 anni di catechismo, perché adesso il catechismo inizia in seconda, che non sanno le preghiere della tradizione, non sanno nemmeno il Padre Nostro a memoria, figuratevi le altre preghiere. Ecco, allora pensavo che il primo appello che si può fare per noi è proprio questo, di curare che i vostri figli, i vostri nipoti, almeno sappiano questa preghiera. E di qui, secondo me, nasce un'indicazione pratica che potreste usare nelle vostre famiglie, con i vostri figli, con i vostri nipoti, quando ce li avete lì, quando si radunano con voi. Magari prima di un pranzo, prima di una cena che fate insieme, dite il Padre Nostro. Non è scontato che vi vengano dietro, non è scontato che avvertano quella nostalgia del Padre che si trasforma nelle parole di questa preghiera. Questo per le vostre famiglie. Però c'è un'altra provocazione che invece lascio proprio solo a voi. Il Padre Nostro, ho detto, è la preghiera fondamentale del cristiano. Io penso che tutti noi lo ripetiamo magari anche svariate volte nel corso della giornata. Però chiedo a voi coppie, ma voi lo dite qualche volta insieme? È molto tenero, eh? Io dall'altare lo vedevo, no? Anche qui fino alla pandemia, che magari durante la celebrazione della messa marito e moglie
fidanzato e fidanzata, in tanti si danno la mano. Adesso è vietatissimo, no? Per cui figurati, anche nella nostra comunità pastorale, se ci fosse un marito che tende la mano verso la moglie, secondo me interverrebbe qualcuno del nostro potentissimo servizio d'ordine a dividerli immediatamente. Però fino alla pandemia c'era tanta gente, c'erano tante coppie che si davano la mano nel dire il Padre Nostro, e ho sempre considerato questo gesto un gesto di grande tenerezza. Benché non sia un gesto liturgico e benché questo non sia il momento propriamente della fraternità, il momento della fraternità nella celebrazione eucaristica è lo scambio della pace, questo momento invece è il momento del Padre Nostro, la preghiera dell'invocazione al Padre. Ecco perché di per sé tutti i fedeli sarebbero invitati come sacerdote ad elevare le mani verso il cielo, che è il gesto che traduce in senso liturgico, il linguaggio liturgico, quell'aprire il cuore verso Dio per rimettere nel suo cuore di Padre le intenzioni della nostra preghiera. Ecco, benché non sia un gesto liturgico il darsi la mano al Padre Nostro, mi è sempre sembrato un gesto di grandissima tenerezza, che mi piaceva. Dicevo, ecco, ma che bello, c'è una coppia insieme che dice il Padre Nostro, e ho sempre pensato che sicuramente quella preghiera detta insieme si traduce in sorgente di grazia per il matrimonio delle persone che la stanno recitando. È solo un esempio. Certamente esistono tanti altri modi per una coppia di dire il Padre Nostro insieme. Tanti di voi potreste insegnare a me come si prega il Padre Nostro nelle coppie. Ecco, io vi dico solo, valorizzate questa preghiera. Fatevi la domanda, ma noi in questo momento della nostra vita, in questo momento della nostra fase di vita matrimoniale, come realizziamo questa unione nella preghiera all'unico Padre? Come preghiamo insieme il Padre di tutti? Vi suggerisco, tra l'altro, il modo che il Cardinal Martini nel 1998, voi nel 98 eravate già in giro e capaci di intendere, di volere, quindi magari lo ricordate, aveva suggerito, perché vi ricordate che il 1998 era nell'anno di preparazione al grande giubileo del 2000, l'anno dedicato al Padre. E il Cardinal Martini aveva detto, ripetete prima di ogni invocazione del Padre Nostro la parola Padre, per fissare la vostra preghiera in Dio Padre di tutti, per cui Padre Nostro, Padre che sei nei cieli, Padre sia santificato il tuo nome e così via. Magari anche questo può essere una modalità da suggerirvi per fare esperienza della paternità di Dio e per collocare il vostro matrimonio all'interno della paternità di Dio, dalla quale nasce ogni grazia per i suoi figli, compresa la grazia del matrimonio, compresa la grazia della fedeltà, compresa la grazia della famiglia, comprese le altre grazie che sicuramente avete chiesto e ottenuto negli anni di matrimonio che avete. Ecco, il primo spunto volevo proprio dedicarlo solo a questo. Ecco, allora provate a chiedervi davvero come preghiamo il Padre Nostro, come stiamo vivendo nella nostra coppia la vita di fede che il Padre Nostro vuole mettere dentro ciascuno di noi. Un secondo spunto lo prendo dalla nuova traduzione del Padre Nostro, che in parte era spiegata anche nel testo della diocesi che avete tra mano. Non abbandonarci alla tentazione. E avete letto il duplice senso che i padri della Chiesa davano a questa accezione del non abbandonarci nella tentazione. È il primo senso. Noi chiediamo a Dio di essere in qualche maniera preservati dalle tentazioni, sapendo già bene che non possiamo essere preservati da tutte le tentazioni possibili e immaginabili. Qualche tentazione del male riuscirà in qualche maniera a penetrare nel nostro cuore, riuscirà in qualche maniera a scalfire la nostra anima. Sant'Ambrogio, nella parte del breviario che noi sacerdoti abbiamo letto oggi, aveva questa immagine molto bella e diceva: è impossibile che colui che fa sport agonistico, che per i tempi di Ambrogio è il lottatore, scenda nell'arena senza coprirsi di polvere. È impossibile che chi pratica agonismo non senta il calore del sole
mentre svolge la sua prestazione fisica. È impossibile che l'atleta non sudi, è impossibile che l'atleta non senta il peso fisico, non avverta la sofferenza del corpo mentre svolge la sua prestazione agonistica. Diceva così il cristiano. Il cristiano non può non impolverarsi tra le cose del mondo. Il cristiano non può non sentire il peso che le sfide della vita propongono rispetto alla coerenza di fede. Però, diceva Sant'Ambrogio, la tentazione si vince. Il cristiano sopporta come l'atleta tutte le cose negative dell'esistenza, cercando nel Padre quel rifugio sicuro per ogni difficoltà che l'esistenza propone e per ogni tentazione a cui la vita cristiana è soggetta, primo senso. Secondo senso che danno i padri è questo: nel momento della tentazione, Padre, non ci abbandonare, che è complementare, no, rispetto al primo significato. Noi chiediamo di essere preservati per quanto possibile dalla tentazione. Poiché sappiamo che non è possibile essere preservati da tutte le tentazioni, chiediamo a Dio di tenderci la mano nel momento in cui viviamo una tentazione. Allora mi viene subito una domanda: qual è la tentazione che stiamo vivendo adesso, in questo momento della vita di coppia che stiamo portando avanti? E certo, penso che tanti di voi potreste rispondere in maniera differente, perché le coppie sono tutte diverse una dall'altra. Cercando di ragionare su questa domanda, io ho provato a dare qualche risposta e penso che alcune tentazioni potrebbero essere queste. La prima, la tentazione di farsi bastare la routine, l'ho chiamata così, no? Ecco, penso che per una coppia che ha già un po' di anni di matrimonio, come appunto siete voi, la prima tentazione sia quella di dire: va bene, ci basta tirare avanti quello che abbiamo. Adesso abbiamo magari sistemato la vicenda professionale, adesso abbiamo magari sistemato la faccenda legata alla casa, adesso abbiamo magari già fatto crescere un po' i nostri figli. C'è qualcuno di voi che ha già finito di far crescere i figli e qualcuno che ha già quasi finito di far crescere anche i nipoti, per cui le età della vita sono molto diverse. Però penso che una tentazione potrebbe essere quella di dire: va bene, adesso tiriamo avanti, non abbiamo più sfide, non dobbiamo proporci più mete, tiriamo avanti così come possiamo, andiamo avanti con il bene che c'è, andiamo avanti a fare quello che possiamo finché il Signore vuole. Ecco, io penso che questa sia un po' una tentazione, perché penso che in ogni età della vita ci debba essere un po' un rilancio. L'unica età della vita in cui possiamo tirare i remi in barca è l'età della estrema vecchiaia o l'età della malattia, quando uno dice: va bene, adesso lo so che manca poco, sono quasi arrivato, mi concentro sull'ultimo viaggio, quello verso la vita eterna. Ma fino all'anzianità buona, fino all'anzianità che ci lascia ancora tutte le capacità che abbiamo, ebbene, io penso che non ci debba mai essere una rassegnazione alla routine, ma ci debba essere piuttosto la domanda vocazionale: ma il Signore cosa sta chiedendo a noi per il nostro matrimonio in questa stagione di vita? Che è chiaro, se uno è arrivato oltre i 70 anni non sarà nella fase dei 20 anni che era la fase dei progetti, questo è ovvio, ma non ci può essere semplicemente la routine. Io credo che a Dio Padre dovremmo chiedere anzitutto di essere liberati da questa tentazione, la tentazione di non investire sul futuro, la tentazione di non generare futuro. Poi penso ce ne sia una seconda, la tentazione del rimprovero. Si sa che con l'età della vita si diventa un po' meno capaci di sopportare le cose e allora tutti si diventa un po' più lamentosi. E allora mi pare che anche tra marito e moglie ci sia la tentazione di rimproverare le cose che l'altro non sa fare. E questa tentazione è una tentazione molto sterile, perché non produce niente. Se non era capace di fare una cosa tuo marito 30 anni fa, figurati se diventa capace di farla adesso.
se tua moglie non era capace di fare una cosa 20 anni fa, figurati tanto più se è capace di farla adesso. Però tante volte mi sembra che nella coppia ci si incallisca su queste cose. È possibile che non hai ancora imparato? Possibile che non sai ancora cosa voglio? Possibile che ancora non hai capito come voglio che siano fatte alcune cose? È la tentazione sterile del rimprovero. Ecco, io credo che il Signore dovrebbe liberarci anche da questa tentazione che impoverisce, che inaridisce la vita spirituale della coppia. E poi la terza tentazione, questa acquisisce sfumature diverse a seconda dell'età della vita, la tentazione di non saper più esprimere i nostri sentimenti. A me sembra di vedere che c'è un'età della vita, che è l'età della giovinezza, che è un'età carica di emozioni e che è l'età nella quale si cerca di esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, quello che uno ha dentro di sé, e questa cosa è del tutto naturale. Terminata la fase dell'adolescenza, che è la fase del disordine emotivo, che oggi si protrae ben oltre l'adolescenza, uno dovrebbe imparare ad avere quel minimo di ordine interiore che poi diventa ricchezza. E io comunico i sentimenti che provo dentro di me, io comunico le emozioni che sento crescere nel mio cuore, e questi sentimenti, queste emozioni nella coppia diventano poi una ricchezza comune. Quando si esprimono sentimenti ed emozioni insieme, si cresce molto insieme. Però mi sembra poi di vedere che pian piano si diventa sempre meno capaci di esprimere sentimenti ed emozioni, che non è vero che non si provano, eh? Certamente si provano in ogni età della vita sentimenti ed emozioni, anche nell'anzianità. L'età dell'anzianità è una età ricchissima di sentimenti ed emozioni. Forse qualcuno di voi ha ancora, no, la mamma e il papà che sono arrivati magari già anche ad una tarda anzianità e vede come il cuore del papà, il cuore della mamma è capacissimo di provare sentimenti ed emozioni. Negli anziani forse c'è anche qualche lacrima in più, no? Anche magari quando non si riesce proprio a esprimere quello che uno ha dentro nel cuore, un anziano normalmente si lascia un po' più andare. Magari anche gli uomini che sono stati molto forti da adulti nell'età anziana della vita si commuovono facilmente, no? Dopo una certa età, qualsiasi evento capiti, li vedete che si commuovono facilmente. Io vedo così i miei genitori rispetto alle imprese dei miei nipoti, no? Si commuovono molto spesso per quello che fanno i nipoti che hanno, no? Ecco, hanno un vissuto emotivo molto forte che magari non sempre riescono a esprimere. Questa cosa ce l'abbiamo penso un po' tutti ed è una tentazione a volte nella coppia il non saper condividere sentimenti ed emozioni con l'altro. Per cui secondo me una delle tentazioni dalle quali dobbiamo guardarci è proprio questa, la tentazione di inaridirci, perché quando uno non comunica più i sentimenti, quando uno non condivide più le emozioni con la propria moglie, con il proprio marito, è chiaro che la coppia un pochettino si inaridisce. E forse anche questa una tentazione per la quale dobbiamo pregare il Signore di essere liberati. Forse anche questa una tentazione che dobbiamo rimettere nelle mani di Dio, perché noi possiamo essere sollevati e diventiamo comunque capaci di testimoniare, di comunicare i nostri sentimenti, le nostre emozioni per quello che siamo capaci, per quello che ci è dato di fare, per quello che riusciamo a vivere. E poi c'è una quarta tentazione sulla quale mi sembra che si possa ragionare, e direi così, la tentazione della chiusura. Rispetto a tante cose, in parte riprende quella di prima, no? Possono essere abbastanza simili anche le due tentazioni, in parte invece proprio è su quello che si fa, e mi sembra che da questo punto di vista quest'anno stia gravando troppo su di noi. Questo lo vedo ovviamente non solo nelle coppie, ma lo vedo in tutti. Avere avuto l'impossibilità
di avere una vita relazionale ampia, come magari ce l'avevamo prima, non aver avuto la possibilità di incontri, di feste, visto che oggi riflettiamo anche nella Domenica delle Palme sulla sapienza della festa, non aver avuto la possibilità di essere in determinati contesti che ci fanno respirare, no? Che ci fanno mettere in comunione con gli altri tante cose, che ci fanno essere edificati da quello che gli altri esprimono, mi pare che stia portando un po' tutti a una chiusura. Se è vero che da una parte dobbiamo accettare questa cosa perché non possiamo fare altrimenti, ecco, io non vorrei che questa realtà diventasse una tentazione e che uno cominciasse veramente a chiudersi in se stesso. Questo lo giudicherei veramente una tentazione tale a ciò che la parola intende esprimere, perché sarebbe un impoverimento molto grande della vita della persona e della vita della coppia. Personalmente non sono così sicuro che quando tutto questo bailame sarà finalmente finito si ritornerà ad avere spazi di relazionalità molto ampi. Io credo che la chiusura imposta che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, lascerà degli effetti, e gli effetti saranno tanto più pesanti quanto più andremo avanti con questo stile di vita, che per alcuni può diventare anche magari molto comodo, perché chiude fuori tante relazioni che magari non interessavano più, ma per tutti io credo diventa più impoverente. E io penso sia una tentazione quella di chiuderci in noi stessi. L'uomo è fatto per essere fratello di tutti, ci ha detto il Papa nella lettera enciclica che è uscita qualche mese fa. Se noi togliamo questa radice di socialità, se noi chiudiamo la porta a una relazionalità ampia, ecco, io credo stiamo vivendo una grossissima tentazione. Per cui direi attenzione a fare in modo che quello che dobbiamo per forza vivere nel tempo che ci è dato di vivere non diventi invece una tentazione dell'anima. Un conto è rispondere e obbedire ad alcune prescrizioni che abbiamo, che si capiscono, che sono ragionevoli. Un conto invece è farle diventare una tentazione che grava sulla coscienza. Sono due cose diverse, direi di guardarsi dalla seconda. Ci potrebbero essere altre tentazioni. Magari voi potreste andare avanti con l'elenco, ciascuno dicendo qual è la tentazione di coppia che vive in questo momento. Però io credo che la tentazione della lamentazione, la tentazione della chiudersi nella routine, la tentazione del saper non più esprimere i propri sentimenti e la tentazione di una chiusura generale su tanti fronti, ci possono essere delle tentazioni reali. Chiudo con un'ultima tentazione, che è quella più significativa dal punto di vista della fede e che riprende quello che dice il Padre Nostro, ma anche quello che ci diceva Giovanni Paolo II nell'introduzione che ho citato, e che corrisponde alla tentazione di chiudere con Dio. Io penso che ogni tanto nella vita arrivi un tempo nel quale uno dice: ora basta, con la fede non voglio più avere niente a che fare. Con Dio non voglio più avere niente a che fare. È una tentazione che c'è in tante età della vita, forse l'abbiamo provata anche da giovani, no? Perché nella giovinezza c'è magari un tempo in cui c'è un po' più difficile rispondere alle realtà della fede, alle provocazioni della fede. Poi magari l'abbiamo superata, siamo ritornati anche ad una vita di fede attiva, però non è detto che questa tentazione non si ripresenti. E anche per noi potrebbe esserci in questa età della vita o nell'età della vita che stanno davanti a noi ancora la tentazione di chiudere con Dio. Molto dipenderà da come curiamo la fede, molto dipenderà da quello che capiterà nella vita. Ci sono eventi che ci possono portare ad allontanarci da Dio, ci sono eventi che invece ci avvicinano moltissimo a Dio. Poi ognuno ha il suo modo di reagire alle cose della vita, però direi che anche questa è una tentazione possibile. Su questo esercizio delle tentazioni vorrei che appunto ci chiedessimo: ma noi quale stiamo vivendo? Come potremmo ulteriormente arricchire questo elenco? Come chiediamo a Dio di essere liberati dalla tentazione? Quando io dico il Padre Nostro,
quando io dico e non abbandonarci alla tentazione, a che cosa penso? Che cosa rimetto nelle mani di Dio? Qual è la realtà dalla quale chiedo di essere preservato? Qual è quella realtà che con forza metto nelle sue mani di Padre? Possiamo poi portarci verso un altro esercizio che fa parte di questo esercizio delle tentazioni. Questo è molto semplice, molto corto. Io vi direi di ritornare con la memoria a un momento in cui avete avuto una qualche tentazione grande della vita. Provate a guardare come vi ha risposto Dio. In questo esercizio vi inviterei a riprendere tante storie della Bibbia che conoscete. Ne cito una che leggeremo nei prossimi giorni, la storia di Giona, che leggeremo nella serata del Giovedì Santo. La grande tentazione di Giona è quella di fuggire all'ordine di Dio, va a Ninive, e voi sapete, lo leggeremo giovedì, che si imbarca questo povero Giona e va a Tarsis. Ninive è a est, Tarsis è il punto più a ovest conosciuto nel tempo in cui viene scritto il libro di Giona, per cui è proprio dire io vado dalla parte opposta rispetto a quella che mi chiede Dio, e sapete tutta la storia che mette in scena i tentativi di Dio di recuperare questo povero profeta. Ecco, io credo che il Signore abbia consolato il suo profeta. Il libro di Giona finisce, no, con il famoso ricino che cresce sulla testa di Giona e che fa ombra a Giona e che diventa un segno della protezione di Dio che costringe il profeta a pensare. Prendete Giobbe, nei giorni feriali leggiamo Giobbe e Tobia. Anche Giobbe nelle sue tentazioni è stato consolato da Dio. Tobia, nella sua tentazione di non sentire più la presenza di Dio, è stato consolato dalla presenza e da ciò che l'arcangelo Raffaele ha provocato nella sua famiglia. Si può andare avanti in diverso modo. Tutte le storie della Bibbia, tutte le storie di tentazione nella Bibbia diventano anche storie di consolazione. Allora io vi chiedo di fare un piccolo esercizio e di provare a chiedervi: ma Dio com'è che ha consolato me / noi? Perché questo esercizio potete farlo sia sulla singola persona sia sulla vita di coppia. Nella vita mia personale, quale tentazione forte ho provato, come Dio mi ha consolato, come Dio mi ha tratto fuori? Nella nostra vita di coppia, quale tentazione abbiamo vissuto in maniera molto forte, come Dio ci ha tirato fuori nella nostra vita di coppia? È un esercizio molto semplice che lascio a voi di fare, perché anche qui parleranno le vostre storie, parleranno le vostre vite, parleranno le vostre esperienze. E poi un quinto e ultimo esercizio che ho chiamato così: perdonarsi per perdonare. Noi abbiamo dedicato anche una settimana di questa Quaresima alla sapienza di chi vive gesti di perdono, gesti di riconciliazione, gesti di misericordia. Ecco, riprendete un po' anche quello che abbiamo detto nella terza settimana di Quaresima e provate a chiedervi quale sapienza del perdono entra nella vostra coppia. Io credo che certamente degli esercizi di comprensione e di perdono tutti li avete fatti. Sapete voi poi quali sono gli argomenti che hanno riguardato questo esercizio di perdono e di misericordia. Ogni coppia ha delle cose che hanno richiesto un perdono da parte di uno rispetto all'altro, da parte di entrambi. Certo, le storie anche qui sono molto diverse, però penso che dovremmo davvero chiederci: ma nella nostra coppia che cosa dobbiamo ancora perdonarci, se c'è qualcosa da perdonarci? Oppure nella nostra coppia dovremmo chiederci noi come siamo aperti ad offrire quella sapienza del perdono di cui ci parla tutta quanta la Scrittura. E questo penso sia l'esercizio più impegnativo. Da questo punto di vista potreste rileggere le due storie che ho appena citato dell'Antico Testamento, che non commenterò in chiesa nei prossimi giorni. Da questo punto di vista, la storia di Giobbe e del rapporto con sua moglie, la storia di Tobia e del rapporto con sua moglie. Le due storie sono storie di misericordia e di perdono. Voi sapete che la moglie di Giobbe, ed è una cosa umanissima, io credo che è una cosa che si ripete
nella storia anche di tante famiglie che conosciamo, forse anche di tanti di noi. La moglie di Giobbe, vedendo Giobbe sofferente, arriva a un punto in cui non ne può più sta povera donna e si esprime col marito e glielo dice: io non ce la faccio più, per me sarebbe meglio che tu morissi. Ma non vuole augurare il male al marito, con il quale ha formato anche una famiglia bellissima. Questa donna dice tutto il suo disagio, il disagio di essere la compagna di vita di un uomo che è nel dolore, di un uomo che è nella malattia. Lei non sopporta più la visione di suo marito malato. Io conosco tantissime persone che potrebbero dire la stessa cosa e conosco persone che hanno vissuto un travaglio spirituale enorme mentre dovevano accompagnare la moglie e il marito, che vedevano in una condizione che diventava giorno dopo giorno sempre più insopportabile, ma non perché non era più quello di prima, per la sofferenza che quest'uomo e questa donna stavano vivendo. E chi è stato compagno di una vita dice: io non posso rassegnarmi a questo, la sofferenza che sta provando mia moglie, mio marito è troppa, io non ce la faccio più a sopportarla, preferirei davvero pensare che il Signore lo prenda con sé. Quante persone esprimono questa sapienza semplice ma vera? E guardate come anche Dio entra nella storia di questa donna e di quest'uomo. Pensate a come Giobbe offre segni di riconciliazione a sua moglie. Giobbe malato, che già deve pensare alla sua condizione difficile. Giobbe che ha perso tutto anche economicamente parlando e quindi è in una ulteriore difficoltà. Eppure quest'uomo consola sua moglie, offre gesti di perdono a sua moglie. E prendete anche la storia di Tobia, il vecchio padre Tobi, no? Che andava a raccogliere i morti, l'opera di misericordia, seppellire i morti, e diventa cieco. E la moglie lo rimprovera. La moglie lo rimprovera e gli dice: a cosa ti sono servite le tue opere di misericordia? Non ti sono servite a niente. Sei diventato vecchio, ti sei anche ammalato, sei diventato cieco, io ti devo sopportare, perché ti devo aiutare in tutto. Ed è Tobia in questo caso che entra in una fortissima sensazione di risentimento. E Tobi in questa fortissima sensazione di risentimento tratterà malissimo sua moglie. E questa povera donna che serve la sua casa, che lo aiuta in tutto, che va a lavorare, va a tessere la lana per le famiglie nobili del suo tempo per racimolare qualche spicciolo. E un giorno qualcuno le dona un capretto e lei torna a casa tutta contenta con questo capretto perché è il frutto del suo lavoro, ha qualcosa in più per la sua famiglia che è ridotta anch'essa in una povertà terribile. E Tobi che le dice: l'hai rubato, io lo so che tu hai preso qualcosa di qualcun altro, io lo so che tu pensi che siamo troppo poveri e ti sei appropriata di qualcosa che non è tuo, va a restituirlo. E la moglie che offre gesti di perdono, che offre gesti di misericordia: perché dubiti di me? Perché dubiti della mia opera? Guarda che questa è una benedizione del Signore. Sei cieco non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Non riesci più a capire il dono di Dio. Datti una mossa, fa qualcosa. Esci da questa tua condizione di chiusura, vedete, tornano tutte le tentazioni di prima. Guardate che storie ricche. Non potrò commentarle così nei prossimi giorni perché la Settimana Santa non va nella direzione della coppia, ma va nella direzione della morte di Gesù Cristo, naturalmente. Ma rileggetele voi. Nei prossimi giorni sono testi lunghi, ma bellissimi, che ci riportano a questo esercizio del perdonarsi per perdonare. E quando Giobbe e sua moglie si saranno perdonati, scopriranno una nuova fecondità di vita. E quando Tobi e sua moglie si saranno riconciliati, scopriranno una benedizione che nel loro caso diventerà poi anche salute e accompagnamento del figlio Tobia, che si sposa anche lui con Sara e inizia una nuova storia di benedizione. Ogni vita di coppia che conosce gesti di perdono rinnova la benedizione di Dio. Ogni gesto di perdono e di riconciliazione nella coppia diventa gesto che genera fecondità. Ecco, vedete, allora mi sembra
che ci siano tanti percorsi diversi anche in questa rilettura del Padre Nostro. Poi potete guardare voi, no? Se soffermarvi di più sulla preghiera, se soffermarvi di più sul tema delle tentazioni, se soffermarsi di più sul tema della fede, se soffermarvi di più su questi gesti del perdonarsi per perdonare, vedete voi. Ecco, però io credo che anche questa tappa ci consenta di avere molto materiale spirituale sul quale ragionare. Poi magari, ecco, ripeto, non solo nei prossimi giorni, perché i prossimi giorni hanno anche una ricchezza liturgica abbondantissima alla quale vi invito ad accedere. Ecco, però magari anche dopo Pasqua si potrà tornare su questi temi. Naturalmente siamo ancora in quella fase in cui manca molto l'incontro del gruppo. Ho sentito anche qualcuno che mi ha detto: non vedo l'ora che ci si possa trovare. Qualcuno mi ha detto: dopo Pasqua, se c'è la zona gialla, ci presti l'oratorio per fare un incontro al nostro gruppo. Ho già risposto di sì, ma la zona gialla qui sarà dopo maggio, da quello che sento in questi giorni, quindi non sarà. Forse avremo anche il materiale del prossimo incontro sul quale riflettere, e incrociamo le dita per tutto questo. Ecco, detto questo, vi auguro una buona Pasqua, già fin d'ora, una buona Settimana Santa prima, con le vostre coppie, con le vostre famiglie. Se vi sentite, e credo che voi vi sentiate, venite ai momenti liturgici predisposti. Spengo.